no matter what kind of stuff is going on in your life, then you might be giving yourself credit. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, you can have this feeling anytime. Ciao a tutti, sono Jack e benvenuti a una nuova puntata di Into the Limelight. Veloce wristwatch check, indosso ancora una volta il mio fedelissimo e fidatissimo Omega Speedmaster del 92. Se non avete visto ancora la recensione del mio Moonwatch, vi invito a farlo e lascio il link qui sopra. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Poco tempo fa ero andato a visitare una mia amica che vive in un fantastico piccolo paesino dalle parti di Sestrera, sulle Alpi piemontesi. Era ancora estate, non era ancora arrivata la neve, e lei ha questo bellissimo gioiellino, diciamo, quasi vintage, questo Rolex Oyster Perpetual Date di 34 mm del 1997. Un orologio di cui se ne parla sempre poco, a parte il mio collega Alessio di Tic Tac Talk qui sul canale, sul suo canale YouTube. Andate a vedere anche la sua recensione del suo Oyster Perpetual Date, un orologio spesso sottovalutato, un gioiellino semi dimenticato. L'Oyster Perpetual Date, infatti, è in produzione dagli anni 50, ma ancora oggigiorno è uno dei Rolex più sottovalutati, rimasto sempre nell'ombra del suo fratello maggiore, il Datejust, ovviamente. Ma se volete un orologio di classe, dalla bellezza intramontabile, magari non avete un polso proprio, ecco, enorme, date un occhio a questo OP Date. E le ragioni sono svariate, sono tante. Prima ragione fondamentale è che ritengo l'Oyster Perpetual Date, questo piccolo gioiellino spesso sottovalutato e dimenticato, un fantastico primo pezzo con cui un nuovo appassionato di questo bellissimo e costosissimo hobby, l'orologeria, può entrare, può affacciarsi su quel mondo scintillante, favoloso dell'alta gioielleria di classe svizzera, made in Swiss. Sia chiaro, qui non sto parlando delle maison di altissima classe, ancora sopra Rolex, come Audemars Piguet, come Breguet, come... insomma, mi avete capito. Ma in questo caso con un prezzo, ok, non irrisorio, ma non assolutamente proibitivo, può appunto un nuovo membro di questo bellissimo hobby della nostra community può affacciarsi, come ho detto prima, sul mondo vintage e anche sul mondo Rolex. Dico vintage perché questo pezzo è nato prima degli anni 2000, quindi non ha super luminova, però ha già il vetro in zaffiro, il cristallo in zaffiro, quindi insomma una via di mezzo tra l'essere vintage vintage degli anni 60-70, i cui costi, anche Rolex, sono proibitivi ai più, e gli orologi moderni, quelli più grandi, quelli più quelli con super luminova, per esempio. Insomma, possiamo chiamarlo un entry level, se mi lasciate passare il termine, quindi un primo pezzo per chi, appunto, come ho detto prima, si sta affacciando su questo mondo, su questo nuovo hobby dell'orologeria. Un entry level a relativo basso costo e anche relativo basso rischio di fregatura. Andiamo a vedere il perché. Dicevo prima del Datejust come fratellone maggiore, poiché il DJ è presente nella linea Rolex in 28 mm, 31, 36 e in un più moderno e decisamente troppo grande dal mio punto di vista 41, il semplice Oyster Perpetual Date con i suoi 34 mm ha giusto colmato perfettamente il gap. Ma fate attenzione, perché se non avete mai indossato un Oyster case prima di adesso, noterete subito indossandolo quanto i suoi 34 mm, che sembrano minuscoli sulla carta, siano in realtà più grandi di quello che appunto sono sulla carta, perché l'Oyster case, come nel caso del mio Explorer da 36 mm,
veste un po' più grande dei 36 mm oppure dei 34 mm di questo Oyster Perpetual Date. Infatti va benissimo, non è un orologio prettamente femminile, anche se indossato dalla mia ragazza che ha il polso da 16 cm, è pressoché perfetto. Però per tutti quelli che hanno dei polsi piccoli come il mio da 17 per esempio, comunque non è un'opzione da scartare. Io, avendo già l'Explorer da 36, non mi sta fortunatamente per ora venendo in mente pure di acquistare un Oyster Perpetual Date da 34. Però se non avessi l'Explorer da 36 potrebbe essere un'opzione appunto affascinante anche per me. Questo esemplare è del 1997, quindi il suo loom non è più presente sui suoi piccoli indici, poiché è altrizio. Infatti la scritta T Swiss T là sotto lo rivela, appunto. Dopo il 2000 invece erano già stati potenziati con il Super Luminova. Ma secondo me il giallo sbiadito degli indici dona a questo modello quasi vintage, appunto del 97 prima del 2000, un fascino ancora più storico, più vintage e un goccio più elegante anche. Fatto nel classico acciaio inossidabile 316L di casa Rolex, con la sua lunetta lucida e liscia rispetto a quella classica scanalata più bling bling dei Datejust anche vintage, il suo cuore è il calibro 3135, il più famoso, il più usato nella storia dell'intera gamma Rolex. La resistenza all'acqua è buona per essere un orologio del genere, è di 100 metri, comunque più che sufficienti per un orologio del genere. Tutto ciò significa che è robusto, è elegante al tempo stesso e può essere benissimo un everyday watch, un orologio da mettere tutti i giorni, un po' per i vari aspetti e situazioni della vita. Quindi come primo orologio o come primo orologio vintage, secondo me è perfetto. Vanta una discreta riserva di carica di 50 ore e, dato che questo movimento, come ho detto prima, è quello più comune di casa Rolex, non vi costerà un occhio della testa farlo revisionare di tanto in tanto. Anche se lo comprate da un privato, non sapete mai se è quando è stato revisionato l'ultima volta. Comunque, se lo portate a revisionare, non vi costerà quanto un altro orologio di alta classe, perché comunque è un movimento comune e abbastanza e molto conosciuto presso tutti gli orologiai. Il vetro zaffiro era già presente nei modelli alla fine degli anni 90, benché a me piacerebbe avere un Rolex vintage con vetro ancora in plexiglass, ma bisognerebbe andare su quelli anni 80. I quadranti per questo Oyster Perpetual Date tra cui scegliere sono molti, diciamo che quelli più popolari sono il nero, il bianco e questo splendido blu sunburst, che probabilmente è quello che preferisco su tutti gli altri. Il suo bracciale è il solito, super classico, immarcescibile Oyster, affusolato che parte a 19 mm e finisce a un po' meno, ma con maglie cave. E la vecchia chiusura, che nel complesso potrebbero non fornire proprio quel senso di robustezza rispetto a quelli più moderni. Ma che ci volete fare? I pezzi vintage hanno i loro pro e i loro contro. Ma alla fine, per quel che mi riguarda, questo suo braccialetto, insomma, con maglie cave, sì, col fascino vintage che potrebbe essere un contro per i più, e la sua clasp non proprio, che non ti dà proprio il senso di, ecco, sicurezza come i nuovi braccialetti dei nuovi Rolex, comunque a me non danno più di tanto fastidio. Basta abituarsi e, una volta abituati, ecco, sono perfetti per un orologio, appunto, che si può definire quasi vintage. Dato il case più piccolo, la cassa più piccola, la larghezza delle anse è purtroppo di 19 mm. Quindi buona fortuna nel trovare strap adatti, dato che i numeri dispari, 19, 21, eccetera, non sono molto coperti dai costruttori di braccialetti. Quindi, per concludere, con una spesa addirittura minore potete avere una specie di Datejust meno famoso e un po' più rastremato nelle dimensioni, ma comunque ottimo per iniziare la vostra collezione vintage, o ottimo per essere anche un primo orologio di ottimo livello, molto robusto e molto elegante al tempo stesso, come ho detto prima, specialmente in questo blu sunburst. E potete avere tutte le qualità ben note della casa svizzera, forse più famosa al mondo, la Rolex, spendendo anche un pochino meno di un Datejust degli stessi anni.
per un orologio il cui valore, abbiamo detto prima Rolex, si manterrà assolutamente e sicuramente nel tempo, se non addirittura crescerà. Un pezzo da indossare in qualsiasi occasione, in qualsiasi evenienza, come ho detto prima, è un pezzo molto di classe, ma anche è assolutamente un everyday watch che potete indossare sempre e comunque. È comunque tutto per questa puntata. Che ne pensate voi di questa piccola versione di un Datejust? La conoscevate prima, l'Oster Perpetual Date? Non avevate mai sentito parlare, oppure sì? E cosa scegliereste? Andreste sul classico Datejust, oppure prendereste questo, oppure nella conformazione nuova? Insomma, fatemi sapere tutto quello che ne pensate qui sotto nei commenti. Ricordatevi di mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima, grazie mille, ciao!